Eccoci di nuovo amici del Centro Meteo Italiano. Siamo nel pieno della stagione estiva e specialmente in condizioni climatiche stabili con la prevalenza di un campo di alta pressione, il sole, o meglio la radiazione solare, raggiunge il suo picco di massimo annuale. Questo accade perché nel mese di luglio le giornate sono più lunghe e il sole raggiunge l'angolo massimo di incidenza nel suolo. In Italia è la Sicilia la regione che misura il picco massimo di radiazione solare. Detto quanto, vediamo gli effetti dei raggi solari sulla nostra pelle se esposta e come proteggersi a seconda del valore dell'indice ultravioletto. Premesso che questo indice descrive il livello di intensità della radiazione solare e va da 0 a 11, sulla grafica accanto osserviamo una tabella che ci suggerisce le precauzioni da tenere da conto in base al tempo di esposizione e intensità dell'indice ultravioletto. Sappiamo che i raggi ultravioletti, in funzione della loro lunghezza d'onda, vengono classificati in tre sottospecie e sono gli ultravioletti A, ovvero il 95% dei raggi solari che raggiungono il suolo, gli UVB, che costituiscono solo il 5% ma che sono molto nocivi in quanto hanno un potere penetrante molto elevato, e infine gli UVC, i quali vengono assorbiti nel loro tragitto dalle molecole dell'ossigeno e dell'azoto. Se andate al mare o in montagna, specialmente in questo periodo dell'anno, consultate l'indice ultravioletto, in quanto è stato concepito per sensibilizzare la popolazione sui rischi che la pelle può subire dopo una prolungata esposizione ai raggi ultravioletti. Un saluto dal Centro Meteo Italiano.